Ben ritrovati sul canale. Dopo l'anteprima è il momento di vedere come va questa vettura nel nostro primo contatto. Mi sono preso questo pomeriggio per poter provare per bene in pista la X2 X-Drive 30e, questo è il nome della versione che abbiamo a disposizione, non tanto per cercare il limite della performance chiaramente, ma più che altro per poterci prendere un po' la mano al di là dei limiti stradali. Quello che si vede subito è un'ottima capacità di spunto, anche perché abbiamo 313 cavalli di potenza massima, ma voglio provare un pochettino di cose insieme a voi, quindi proviamo a vedere com'è intanto l'accelerazione. Ci fermiamo subito qua, proviamo ad andare subito sull'acceleratore e vediamo la partenza. Lo spunto in accelerazione è molto buono, la velocità poi sale, anche se non in maniera così entusiasmante, però sale in maniera comunque importante, appunto grazie alla potenza, che comunque è importante. Andiamo su boost, a questo punto abbiamo 10 secondi, come vi dicevo nella presentazione statica, di massima potenza. Questo è il momento in cui abbiamo a disposizione la massima capacità di accelerazione e la differenza in effetti si sente. I due motori sono molto più pronti e effettivamente hai quello sprint che appunto può aiutarti magari per fare un sorpasso. Considerate poi che quest'auto dispone, sempre nel momento in cui la funzionalità boost è attiva, di circa 500 Nm, 494 per l'esattezza il dato dichiarato per quel che riguarda la coppia massima. Questo quindi garantisce prestazioni in accelerazione veramente importanti, anche per muovere una massa che è importante. Adesso tutti i dati del centro prove li troveremo più avanti, quando la vettura sarà provata tramite i nostri strumenti certificati, e questo ci permetterà anche di verificare il dato dichiarato in accelerazione, che a giudicare dalla scheda tecnica è buono anche in quel caso, perché abbiamo 5,6 secondi da 0 a 100. Chiaramente questo risultato è permesso dalla presenza della trazione integrale, questo significa appunto avere due motori, uno davanti e uno dietro. Considerate che l'anteriore è quello presente sempre su tutte le versioni di BMW elettriche che utilizzano la piattaforma FAR, che sarebbe appunto quella che poi è stata l'evoluzione della UKL, ossia quella appunto pensata per i modelli mini BMW a trazione anteriore. Nel caso in cui il cliente voglia una trazione integrale, allora viene aggiunto un motore al posteriore. Questa versione in realtà sarà quella d'ingresso fino a che non arriverà anche quella a trazione solo anteriore, abbassando così il prezzo d'acquisto della X2, che in questa configurazione arriva a 63.950 euro. Mentre per chi non vorrà la motorizzazione elettrica ci saranno anche i motori diesel e benzina. Il benzina sarà un 1500 3 cilindri da 170 cavalli, il dato dichiarato anche in questo caso, con la trazione solo anteriore. E poi ci sarà il motore diesel 2000 da 150 cavalli, anche in questo caso trazione anteriore. Per adesso questa è la conformazione della gamma, vedremo se verranno aggiunte altre motorizzazioni. Sicuramente al top della gamma ci sarà la M35i da 300 cavalli e in quel caso la trazione sarà integrale. Come vi dicevo nella presentazione statica del video che avete già visto sul canale, questa vettura dispone di una tecnologia molto evoluta e non si fa per dire, perché in realtà ciò che è importante di una tecnologia è sicuramente il modo di essere utilizzata e la facilità con cui viene utilizzata. Vi faccio vedere una cosa. Se vado a fermarmi, ad esempio, posso utilizzare le telecamere che sono disponibili a bordo, posso mettere ad esempio la retromarcia, compare una immagine molto chiara dall'ambiente circostante e da qui posso vedere tutto, posso vedere soprattutto la parte posteriore, ma se poi rimetto la marcia avanti a quel punto si attiva la telecamera anteriore. Oppure ancora, ciò che mi piace veramente tantissimo è il fatto che viene sempre effettuata una ricerca dei parcheggi, quindi non serve selezionare dei programmi specifici per il parcheggio automatico, è sufficiente inserire la freccia, la vettura cercherà il parcheggio sul lato in cui avete attivato la freccia e a quel punto, se c'è uno spazio abbastanza grande, basterà semplicemente selezionarlo e la vettura si infilerà nel parcheggio al posto vostro. Questa è tecnologia resa facile. Per quel che riguarda la dinamica, la vettura in quanto BMW deve comportarsi bene dal punto di vista appunto del comportamento in curva. Quello che effettivamente si sente è indubbiamente il peso, questo già lo sappiamo sulle elettriche, anche il fatto che questa vettura dispone di pneumatici Continental Eco Contact, quindi non il massimo per la guida sportiva, però aggrappa bene. Tra l'altro è sempre bello con le vetture elettriche poter gestire in accelerazione la coppia dei motori elettrici per garantire trazione e a quel punto ci si diverte anche. Questo grazie anche alla dotazione dell'esemplare in prova, che dispone del pacchetto sportivo M. Monta ammortizzatore a controllo adattivo con assetto ribassato di 15 mm. In questo modo lo smorzamento degli ammortizzatori è continuo per singola ruota, adattandosi alle condizioni del manto stradale e alle modalità di guida prescelta dal conducente. Un aiuto in più per tenere a bada la massa della vettura che supera di slancio le 2 tonnellate. La BMW dichiara poi per la batteria una capacità netta di 64,8 kWh, batteria che dovrebbe garantire un'autonomia fino a 449 km nel ciclo WLTP. Di nuovo, dati che verificheremo.
In fase di ricarica la potenza assorbita non sembra particolarmente degna di nota. La ricarica in corrente alternata infatti si effettua ad un massimo di 11 kW, mentre in corrente continua si sale a 130, con un tempo di ricarica dichiarato di 29 minuti dal 10 all'80%. In ogni caso servirà poi un approfondimento da parte del nostro centro prove per capire quali sono le differenze rispetto al modello precedente. Per questo dobbiamo aspettare ancora un pochettino per avere i dati completi e per poter provare proprio anche la motorizzazione a gasolio e a benzina che arriveranno appunto, quindi mi raccomando, se vi interessa iscrivetevi al canale e continuate a seguirci su quattroruote.it. In ogni caso ciò che si nota è il fatto che questa vettura è estremamente confortevole anche viaggiando alle basse velocità e non solo per quel che riguarda proprio l'assorbimento delle sospensioni, che è ottimale, ma anche per quel che riguarda l'isolamento acustico davanti o i doppi vetri, quindi davvero si viaggia quasi in una bolla d'aria, quasi isolati dall'ambiente circostante, da fuori si sente davvero pochissimo. In questo possiamo già anticipare che la nuova X2 si discosta dalla precedente, perché all'epoca vi raccontammo che la vecchia X2 aveva un assetto ben più rigido della X1. Per migliorare la reattività, ma a discapito dell'assorbimento delle asperità stradali. C'è un modo per rompere un po' il silenzio in abitacolo e sono le modalità di guida, perché se vado ad accelerare, sentite questo suono che accompagna l'accelerazione, è stato studiato addirittura da Hans Zimmer in collaborazione con BMW per cercare di dare un pochettino più di enfasi in accelerazione alle vetture elettriche. C'è chi piace, c'è chi non piace, io personalmente sulle elettriche sono per il silenzio assoluto. La cosa positiva è che al di là di tutto si può comunque disattivare tramite il sistema se vi piace il silenzio totale, ma comunque tramite le modalità My Modes con questo tasto, in questo caso sono le modalità Sport, posso andare a posizionare in Efficiency e a questo punto il sistema si setta per garantire la massima efficienza, ma anche in accelerazione abbiamo un'assenza in questo caso del suono. Se vado invece su Personal, sentite come cambia il suono e questa è una cosa particolare, divertente, con cui magari poter smanettare un po'. Oppure ancora la modalità Expressive, ad esempio, fa questo suono particolare. Tra l'altro schiacciando la modalità Expressive si va ad aprire ad esempio il tettuccio panoramico, quindi per garantire una migliore esperienza di bordo. Oltre a questo, chiaramente la vettura dispone di tutti gli ADAS più evoluti, quindi la guida autonoma di livello 2 e tutto ciò che permette a questa vettura appunto di essere classificata come secondo livello di guida autonoma, con tra l'altro anche la possibilità di avvisare delle uscite autostradali settate tramite il navigatore di bordo, quindi insomma ti permette davvero di poter portare su un nuovo livello la tecnologia di bordo e quindi anche di assistenza durante i lunghi viaggi. Quindi è una vettura che si è evoluta veramente tanto, adesso è più che altro una X4 in piccole dimensioni, un pochettino più piccole quantomeno, quindi un modello totalmente diverso rispetto a prima. Io personalmente ero un estimatore della precedente X2, questa vettura si discosta un po' da quel concetto, diventa più un modello a sé stante e vedremo a questo punto se il pubblico effettivamente premierà questa scelta. A questo punto la palla passa a voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa X2 a livello estetico, di dotazioni, di tecnologia e anche di guidabilità, cosa vi sembra di quest'auto. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Quattro Ruote, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube. Alla prossima!